una riguarda, e su questo non riesco a capire perché lui si è erto a difensore degli agricoltori, riguarda specificatamente quella che è l'utilizzo del glifosato nelle aree extraurbane, che quindi non riguarda assolutamente l'agricoltura. E su questa risoluzione l'abbiamo scritta soprattutto perché la consigliera Serri ha detto che il confronto è stato ampio. Noi risulta invece che alle segnalazioni del Comune di Forlì e dell'Ordine dei Medici dei Chirurghi di Forlì non si è dato risposta riguardo alle preoccupazioni che hanno sollevato sull'utilizzo appunto del glifosato in aree extraurbane. Su questo io ho fatto fra l'altro un accesso agli atti per vedere tutte le richieste di utilizzo in aree extraurbane del glifosato, e se ve lo guardate, se avete occasione, è spaventoso. Un esempio che vi porto, ad esempio nel Comune di Sant'Arcangelo, dove per trattare i San Pietrini si utilizza in tutte le zone il diserbo chimico, quindi si dice facciamo dove si può il pirodiserbo, facciamo dove si può il taglio manuale, ma poi alla fine in una marea di posti, purché sia lontano dalle scuole, si usa ancora il glifosato. Quello che chiediamo noi e che chiedono intanto è che nelle aree extraurbane il glifosato non si utilizzi più. L'altro aspetto invece che chiediamo, extra agricole, che chiedo perdono, mi sono nell'eccitazione della risposta, aree extra agricole. Chiedo scusa, quando dicevo extraurbane mi riferivo ad aree extraagricole, quindi al di fuori del campo dell'agricoltura. L'altro aspetto che invece ci interessa è quello di avere una posizione forte in Unione Europea, dove degli studi hanno dimostrato che il glifosato è cancerogeno, altri studi hanno dimostrato che non si può dimostrare direttamente, ma noi siamo per il principio di precauzione, quindi mettendo insieme queste due informazioni il principio di precauzione ci dice smettiamo di utilizzarlo, anche perché è ubiquitario. Quello che ci preoccupa è che in Emilia-Romagna non stiamo facendo le analisi. Ci dite, stiamo cominciando. Bene, cominciamo e cominciamo a correre, perché è importante. Ci sono alcuni nostri parlamentari europei che hanno fatto questo simpatico giochino. Si sono fatti fare le analisi delle urine. Non solo nostri ma altri. Nelle urine di tutti i parlamentari europarlamentari che hanno fatto questa scelta sono state rilevate la presenza del glifosato, perché ormai è un prodotto ubiquitario. Quindi questa cosa è preoccupante e quindi bisogna porvi rimedio. Porvi rimedio con la risoluzione del PD, diciamo questo problema c'è, ma vedremo. No, noi chiediamo che si agisca subito e si agisca in fretta. Grazie.